Ciao a tutti e benvenuti in appuntamento in giardino. Torno con questo video a parlare di yucca, una pianta bellissima perché regala al giardino un aspetto esotico, quasi desertico. È una pianta che vive in zone secche, sopporta benissimo la siccità, magari con qualche irrigazione per mantenerla in salute. Ne ho parlato in un video precedente dell'anno scorso come una pianta pericolosa, e questo perché la punta delle sue foglie, presenta una spina molto acuminata che può essere un pericolo per gli animali domestici, per dei bambini o per noi quando giriamo attorno a questa pianta o facciamo delle operazioni di pulizia, perché sono veramente pericolose e possono pungerci in maniera molto profonda, anche perché sono molto rigide. Quindi questa pianta ha un'autodifesa micidiale, e se la vogliamo coltivare in giardino dobbiamo fare in modo di sistemarla in una zona che non è di passaggio, e soprattutto appunto che non sia di passaggio per bambini, animali, cani e gatti, e anche per noi quando ci muoviamo nel giardino. Ad esempio in questo caso è stata messa vicino ad un sentiero, quindi ho eliminato ieri le piante più vicino, i cespugli più vicini al sentiero, proprio perché c'è una zona di passaggio, quindi non voglio pungermi con le sue spine. Cosa possiamo fare per renderla un po' inoffensiva? Di questo ho già parlato. Io, avendola piantata qui senza pensare alla sua pericolosità, tantissimi anni fa, questa è una pianta che avrà penso una quindicina d'anni se non di più, l'avevo sistemata qui, non c'era ancora il percorso che poi ho fatto. E quindi come mi muovo io con questa pianta? Io elimino, magari usando un paio di guanti, adesso lo faccio qui, le ho già tagliate, lo faccio magari nella parte più esterna, elimino proprio la punta delle foglie in cui c'è questa spina che può ferire in maniera abbastanza profonda. In questo modo la pianta viene resa un po' più inoffensiva. Possiamo lasciare le foglie con le spine nella parte centrale, perché comunque non andremo mai a guardare questa pianta dall'alto, ma ci passeremo intorno e ce la guardiamo da distante. Però i nostri animali domestici ad esempio possono infilarsi all'interno, e quindi con le foglie che col tempo si piegano in giù perché hanno questa tendenza, diventano poi delle spade pronte a colpire. Comunque di questo ne ho parlato in un video precedente, metterò poi appunto il link al di sotto di questo. Oggi volevo farvi vedere questo gruppo di yucca che si è allargato da una pianta singola. Che cosa fa la yucca? Nel tempo tende sempre a creare delle nuove piante anche all'interno, che creano poi un enorme cespuglio di queste spade acuminate. Alcune di queste nuove piante sono cresciute quasi vicino al sentiero, quindi ho dovuto eliminarle. Quindi ieri sono venuto qui con tronchesine, cesoie, con un seghetto, guanti e anche occhiali, perché è molto importante quando facciamo operazioni su questa pianta usare sempre gli occhiali, soprattutto per difendere i nostri occhi dalle sue spine. E ho eliminato tutto ciò che c'era dentro questa pianta, quindi dei grossi cespi di yucca, proprio per allargare un po' il tutto, rendere tutto un po' più ordinato, meno cespuglioso, e soprattutto per ridare luce alla parte centrale della pianta che era sempre in ombra. Quindi avevo visto che si erano create un po' delle muffe, non batteva più il sole, quindi le nuove piante anche non si sviluppavano bene, e quindi tutto ciò che cresceva al di sotto di questi grossi cespugli era molto filiforme, non riusciva a crescere. E quindi ho eliminato il tutto, e così le nuove piante potranno crescere all'interno e creare di nuovo questo folto cespuglio che poi andrà ripulito magari tra 2 anni, tra 3 anni, a seconda della crescita di questa pianta e della condizione in cui è stata piantata in giardino. Io ho l'abitudine appunto di eliminare le foglie che col tempo si abbassano in questo modo, e mi piace anche il risultato estetico tra la parte secca e la parte vegetante della pianta. Sembrano proprio delle piccole palme. Questo non reca un danno alla pianta, sono già tanti anni che faccio questo lavoro, perché col tempo le foglie poi si abbasseranno, danno vita a quelle nuove centrali che successivamente si abbasseranno, e quindi tutto va giù
e ricopre poi tutta questa zona che si secca e e aderisce al tronco della pianta. Quindi adesso la yucca è stata sistemata, ne ho un po' meno esemplari. Prima era veramente un cespuglio enorme, non ho una foto da farvi vedere come era prima, però dopo vi faccio vedere tutto il materiale che ho tagliato e vi dico anche cosa ne faccio io di tutto questo materiale in più. Siamo ancora in inverno, quindi farà freddo, domani dovrebbe nevicare, se non già stanotte, e quindi tutta questa zona aperta che si è creata voglio comunque pacciamarla con le stesse foglie della yucca tagliate a pezzetti, in modo da creare uno strato di pacciamatura che protegga questa pianta ancora fino alla fine della stagione fredda. Quindi adesso ci spostiamo su tutto il materiale enorme che ho ammucchiato dietro la videocamera e così vi faccio vedere che cosa ne faccio, in modo da riutilizzare sempre il tutto e cercare di buttare via il meno possibile come materiale vegetante, perché tutto ciò che noi togliamo dal giardino possiamo riutilizzarlo per un nuovo scopo che può essere utile, come ad esempio una pacciamatura per la pianta stessa, che adesso è aperta, pulita e sistemata, però forse più vulnerabile a quello che è il freddo invernale. Questa è una pianta che sopporta benissimo il freddo, però mi piace pacciamare un pochettino il terreno in modo da proteggerla un pochettino, non fargli rischiare magari di prendere una gelata, perché non so quanto possano scendere le temperature, e quindi per evitare che parti della pianta possano essere danneggiate, soprattutto il cuore, la parte centrale e la parte della terra dove ci sono le radici, preferisco sempre proteggerla con una pacciamatura. Quindi vediamo come farlo in modo da dare a questa pianta un letto per superare questi ultimi mesi dell'inverno. Ecco qui, questo è lo scarto del lavoro di ieri di pulizia della yucca. Vedete che comunque è una pianta che diventa molto voluminosa, e quindi bisogna cercare di dargli sempre una forma un po' ordinata nel giardino con delle operazioni di pulizia. Io questo tipo di operazione lo faccio ogni 2-3 anni in modo da liberare, come ho detto già, il cespuglio da tutto ciò che c'è di vecchio, che ha fiorito, perché le piante che fioriscono poi, la parte della pianta che fiorisce muore e quindi fa tutti questi piccoli che al di sotto della folta vegetazione non riescono a svilupparsi. Io qui ho tagliato veramente, ho tirato via di tutto, anche esemplari giovani che volendo possono essere ripiantati per dare vita a delle nuove piante, cosa che io non farò perché mi basta questo cespuglio e tutto il lavoro che mi dà di spuntatura delle punte per rendere la pianta meno pericolosa, e poi c'è anche questo lavoro ogni 2-3 anni abbastanza impegnativo di pulizia. Quindi potrei, volendo, mettere in vaso una pianta che ho tagliato come questa. Ho notato che praticamente anche tagliando la pianta senza che abbia delle radici messe in terra, la pianta tende a radicare di nuovo, sempre che non siamo andati a tagliare, perché nel cuore e nella parte più vicina alla crescita delle foglie, lì può essere un rischio proprio che di danneggiare molto la pianta, mentre se ci teniamo un po' alla base del tronco, questa pianta radica di nuovo e può dare delle nuove piante di yucca. Questo può essere un metodo per moltiplicarla, mentre gli esemplari più vecchi, tipo questo è un esemplare che ha fiorito l'anno scorso, quindi qui c'era il tronco con i fiori, adesso questa pianta tenderà poi, questa parte della pianta tenderà a diventare gialla e morire, rimanere poi all'interno del cespuglio, quindi sarebbe meglio eliminarla, e comincia poi successivamente a produrre intorno al tronco principale e addirittura dalla parte centrale una nuova pianta, dando un aspetto un po' disordinato. Quindi è per questo che io elimino tutto ciò che ha fiorito, per evitare di avere nuove piantine e per evitare che la pianta stessa prenda un aspetto disordinato. Allora, cosa ne possiamo fare di tutto questo materiale che abbiamo tolto dalla nostra yucca? Possiamo, se abbiamo una zona in cui depositiamo gli scarti, fare questo mucchio, mettere anche queste piante per creare poi una zona in cui tutto il materiale che andrà in decomposizione creerà magari il nostro nuovo terriccio. Se abbiamo un cumulo su cui mettere queste piante, possiamo farlo.
Attenzione però, perché se mettiamo queste piante in un cumulo, in un angolo del giardino e le abbandoniamo lì, possono radicare di nuovo alcune, soprattutto se la base è a contatto con il cumulo di terra, e dare vita appunto a nuove piante di yucca. Quindi io faccio sempre in questo modo: siccome non mi piace ammucchiare materiale vegetale in abbondanza nel giardino, ne ho già una striscia laggiù che devo cercare di ripulire perché è molto disordinata, io con i miei guanti e la cesoia andrò a tagliare tutte le foglie di questo cespugli, di questi cespugli che ho tagliato, in modo da riutilizzare le foglie come pacciamatura. Quindi adesso mi metterò seduto, comodo, in una bella sedia che ho qua nel giardino, e con un lavoro abbastanza certosino, un lavoro che durerà un'oretta, credo, se non di più, mi taglierò tutte le foglie, e le foglie verranno tagliate e poi successivamente tagliate in 3-4 pezzi da ammucchiare in questo contenitore. Quando sarà bello pieno lo userò come pacciamatura per la yucca stessa, per proteggerla dal freddo, anche se non ne ha un reale bisogno, però comunque sono piante che effettivamente sono rustiche, ma se le proteggiamo un pochettino le abbiamo sempre un po' più belle poi nella primavera, perché vengono danneggiate meno dal freddo. Quindi adesso vado a mettermi in una posizione comoda e procederò con il lavoro molto lungo di taglio delle foglie, recupero dei tronchi e sistemazione della pacciamatura ricavata dalle foglie stesse della yucca. Eccoci qua, trovati una posizione che sia abbastanza comoda vicino al nostro mucchio di foglie, dobbiamo metterci i nostri occhiali, i guanti. Usiamo sempre dei guanti molto spessi, anche se le mani vengono un po' limitate nel movimento perché sono guanti molto duri. Questo ci protegge dalle spine della yucca. Poi prendiamo il contenitore. Eccolo qui. Prendiamo il nostro cespuglietto e andiamo a eliminare, tenendolo sempre rivolto verso il basso per non rischiare di pungerci, tutto il materiale da usare poi come pacciamatura. Io non mi sono sistemato comodo, voilà, andiamo a eliminare le foglie. Mi sono dimenticato di fare in questo modo: una volta inserite, una volta tagliate dalla pianta, le spezziamo ancora in 2-3 pezzi, perché così questa pacciamatura più è tagliata in più punti, e quindi spesso queste cesoie non tagliano molto bene, devo comprarne un paio nuovo, più la tagliamo in pezzetti e prima questo materiale si decomporrà poi nel corso della stagione, fornendo una buona pacciamatura che poi andrà a decomporsi e fornirà poi anche delle sostanze nutritive alla nostra terra. E anche perché in questo modo non abbiamo queste spade lunghe, sempre con il rischio di pungerci, ma delle cose un po' più piccole, e mettiamo un po' in sicurezza anche la nostra pelle e i nostri occhi durante questo lavoro. Possiamo anche prendere un gruppetto di foglie, anche due, se abbiamo delle cesoie che tagliano, non come queste che sono un po' più, che sono difettose, e andiamo a tagliare le nostre foglie in pezzi. In questo modo diventerà un buon materiale appunto di pacciamatura. Possiamo anche unirle al compost, perché comunque si disgregano molto facilmente, e andrò a pulire tutto il tronco di questa pianta da tutto il materiale che c'è. Quindi operazione molto lunga, ci vediamo poi a lavoro finito, così vi faccio vedere come sistemare la pacciamatura e poi dopo con tranquillità e con calma procedo
a fare tutto il resto su tutti gli altri cespugli che ho eliminato. Ho il tempo, oggi è domenica, ho fatto i lavori che dovevo fare, quindi ho tutto il tempo per fare questo nuovo lavoro in giardino. Volevo farvelo vedere proprio per far vedere anche un riutilizzo del materiale che noi eliminiamo dal nostro giardino, e volendo, se abbiamo appunto il tempo come me oggi, possiamo portarci in giardino una radiolina, metterci le cuffie, ascoltarci un po' di musica e in tutta tranquillità dedicarci ai lavori in giardino in una situazione di tranquillità, di pace e anche di attività fisica, perché comunque questo è sempre del movimento che facciamo. Poi anche nel sistemare le foglie all'interno del cespuglio della yucca, e questo ci permette di tenerci appunto sempre in movimento con una buona attività fisica, sempre un bel lavoro in giardino e soprattutto fare dei lavori in giardino che regalano sempre questa tranquillità che rende piacevole la giornata. Quindi adesso mi metto al lavoro e ci vediamo dopo al lavoro finito di pulizia di tutto questo grande cespuglio di yucca, e poi dopo procederò con tutto il resto del materiale e vediamo come sistemarlo all'interno del cespuglio di yucca. Ci vediamo dopo. Bene, il lavoro di taglio delle foglie della yucca è stato fatto, quindi adesso devo vedere come mettere la pacciamatura sotto i tronchi della yucca come protezione ulteriore per questo inverno, e poi concludiamo il video. Eccomi qua con il mio cestino di foglie tagliuzzate, adesso vado a sistemarle qui all'interno del cespuglio in modo da creare questo strato di protezione. Andiamo semplicemente a prendere le nostre foglie e le inseriamo a caduta proprio attorno ai fusti. Facciamo sempre attenzione alle punte, che sono sempre pronte a colpire. Questa comunque è una pianta che sopporta benissimo le alte temperature estive, e quindi la pacciamatura, diciamo che è soltanto quella che faccio io qui sulla yucca, è soltanto proprio come protezione per i mesi più freddi, che sono quelli dell'inverno. Chi abita in una zona ancora più in alto di dove abito io, ad esempio sui 700, 800, 1000 metri di altezza, questo può essere un buon metodo per preservare un pochettino questa pianta e non danneggiarla poi con questi freddi intensi che possono esserci durante l'inverno. Adesso ci spostiamo in un'altra zona molto disordinata, dove vado a tagliare i tronchi
e li sistemerò per cercare, come dicevo prima, di alzare questo livello della terra, perché essendo in discesa non riesco a curarlo molto. E ci spostiamo quindi nell'altra zona del giardino. Quello che avete visto in questo video di pacciamatura della yucca, di taglio delle foglie, è un qualcosa che faccio io, non è detto che debba essere così per tutti naturalmente. Una cosa veramente molto importante in giardino è il riutilizzo di tutto il materiale che noi togliamo dal giardino che non ci serve, per evitare di fare immondizia, magari che dobbiamo portare via. Se abbiamo un giardino molto piccolo e non abbiamo la possibilità di fare dei cumuli nei perimetri esterni del giardino, magari nelle vicinanze di un bosco, a questo punto la cosa ideale sarebbe appunto riutilizzare il materiale, e bisogna cercare di capire come farlo. Quindi pacciamatura con le foglie tagliate della yucca come protezione della pianta stessa, e i resti dei tronchi in cui ho tagliato le foglie per creare la pacciamatura sistemati, come ad esempio in questa lunga fila, in questa lunga striscia di terra che voglio ripristinare. Perché? Perché è un terreno in discesa, un terreno che non, in cui non ho mai piantato nulla, proprio per il fatto che quando ci sono queste piogge qui porta via un po' di roba, e quindi volevo ripristinare il terreno cercando di alzarlo e portarlo in piano con il resto del giardino. Questo io lo posso fare accumulando resti vegetali nel corso degli anni, e qui il terreno pian piano si alzerà. Questo è un lavoro cominciato l'anno scorso, quindi diciamo che mi accorgerò di questo livello che si è alzato del terreno magari tra 1 o 2 anni. Comunque quest'anno continuerò ad apportare sfalcio dell'erba, il terreno dei vasi che si è esaurito, ad esempio, buttato qua sopra, i resti di rami un po' spessi che non posso compostare perché non ho un biotrituratore, per i costi più che altro, perché costa molto, e anche il consumo dell'energia elettrica adesso ha un costo molto elevato. I resti vegetali di piante che possono portare malattie se le compostiamo, tipo le rose, che non andrebbero mai compostate perché possono portare batteri nel terreno che ritornano poi sulle piante tramite l'utilizzo del compost. I resti delle piante di pomodoro, anche il pomodoro non mi va di compostarlo, preferisco buttarlo qui, quindi in estate qui ci saranno anche i resti dei pomodori. Insomma, tutto ciò che nel giardino deve essere riutilizzato in qualche modo, e quindi questa striscia, che adesso sembra un campo di battaglia, nel corso del tempo poi diventerà un prato con un livello continuo al resto del giardino, in cui potrò inserire dei bulbi o qualche altra pianta decorativa per coprire magari la rete. Quindi un qualcosa che bisogna avere pazienza e poi vedremo sviluppare nel corso del tempo. Adesso vi saluto e vi rimando ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie per avermi fatto ancora visita. Le piante si stanno preparando pian piano con delle piccole gemme a ciò che saranno le fioriture della primavera. L'aspettiamo insieme, ma ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, così pian piano arriviamo alla bella stagione. Ciao a tutti e grazie. Ciao ciao.